il puntino che si credeva un re. C'erano una volta Vania e Giacomo, due fratelli. Al mattino, dopo la colazione, andavano a scuola. A Vania e Giacomo piaceva andare a scuola per imparare tante nuove cose e stare assieme ai loro amici. A volte, dopo la scuola, andavano al parco. Un giorno, però, arrivò da molto lontano un piccolo puntino che si credeva un re, ma un re cattivo che voleva governare su tutto e tutti. Il suo nome era Covid-19. In giro di pochi giorni, decise di chiudere le scuole, i parchi e i negozi, con la minaccia che chi sarebbe uscito si sarebbe preso una brutta influenza. Tutte le mamme, i papà e i nonni decisero quindi di rimanere a casa. Anche Vania e Giacomo rimasero a casa e decisero di creare degli scudi di protezione che davano dei superpoteri. Potere delle mani pulite. Potere delle mascherine. Potere della speranza. I bambini, avendo questi poteri, si sentivano al sicuro. Intanto il re andava in giro a spaventare tutti, diventando sempre più arrabbiato, ma con il tempo, grazie ai superpoteri dei bambini, iniziò a diventare sempre più piccolo, fino a quando, puff, sparì. Vania e Giacomo organizzarono una grande festa e invitarono i loro nonni e amici, per potersi riabbracciare, a cura della pedagogista Sara Caretta.